Bene, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Antenna 1, siamo sempre qui in Corso De Gasperi in questa giornata dedicata al mercato, Crocetta Più, Crocetta Shopping e le eccellenze piemontesi, eccellenze del gusto, ma soprattutto quello che mi piace ricordare che sono le aziende agricole, che sono i produttori che sono venuti qua oggi nel centro di Torino. Abbiamo parlato di formaggi, di vino. Parleremo di vino più tardi, parliamo di tante cose, e mi piace anche parlare di cerealicoltura, ecco. In fondo io nasco come agronomo, quindi quando si parla di questi prodotti mi illumino. Quando si parla di cereali, so che spesso quando vado in Francia e che dico, ma sapete che noi qui in Piemonte abbiamo il riso, mi guardano sempre in modo un po' strano perché dicono, ma come avete il riso a quella latitudine? E dico, qui c'è una bella storia, le nostre risaie sono famosissime, c'è veramente una tradizione che risale alla notte dei tempi, no, ma 1860, diciamo, c'è una data precisa. Assolutamente, che poi è legata poi anche al canale Cavour, ovviamente, che ha permesso lo sviluppo della risicoltura. Ma qui sono con un personaggio che meglio di me potrà parlarvi di questa risicoltura e parlarci anche, anche se lui ama di più parlare del territorio in generale, ci parlerà anche della sua azienda. Gabriele Conte. Gabriele Conte, sei comunque l'azienda gli Aironi, ti lascio la parola. Grazie Alessandro. Sì, risicoltura in Italia, mi piace parlarne perché quando si parla di numeri dobbiamo ricordare che il riso è il cereale più consumato al mondo. Il numero che sempre mi colpisce è che tutti i giorni 5 miliardi di persone mangiano riso. Ovviamente nei paesi orientali il consumo pro capita è molto più alto. Pensa Alessandro che in Italia siamo arrivati a stento a 6 kg a testa di consumo riso all'anno, mentre i nostri amici orientali, i cinesi in primis, consumano circa 150 kg di riso pro capite. Quindi capisci che dal punto di vista commerciale affermare il riso italiano all'estero non è un lavoro facile. Non è un lavoro facile, noi lo facciamo, noi così come tanti altri produttori e trasformatori, cercando di affermare sia i marchi ma soprattutto quello che contraddistingue il marchio, ovvero il territorio di provenienza. Il territorio di provenienza che, come dicevi tu, è stato fortemente influenzato dalla realizzazione di questo canale artificiale, il canale Cavour, un'opera idraulica importantissima a livello mondiale che è lungo 83 chilometri. Pensa 3 milioni di mattoni posizionati tutti a mano dalla presa d'acqua del canale Cavour, che è appunto alla confluenza del Po e della Dora a Chivasso, per 83 chilometri sino a sversare nel Ticino, nel comune di Galliate. Quindi un'opera, se vogliamo, titanica. 1860-1863, 3 anni per realizzare quest'opera. Tu sai oggi quanto tempo ci mettiamo a costruire 3 chilometri di autostrada. Questa opera idraulica importantissima è quella che ha permesso l'introduzione della risicoltura moderna, così come la conosciamo noi, perché questa mole, questa massa, questo volume d'acqua importantissimo, in alcuni punti si ottengono sversamenti fino a 100.000 litri di acqua al secondo, permettono in pochi giorni di allagare tutte le risaie. Molti pensano che il riso sia una pianta acquatica, di fatto non lo è. Come dicevano i nostri cugini transalpini, come mai riuscite a coltivare il riso alle vostre latitudini? Ci riusciamo proprio grazie all'acqua. Immagina che l'acqua funge per il riso esattamente come la copertina davanti alla televisione d'inverno per noi. Per rimanere in campo agricolo, dico sempre come i muretti, i terrazzamenti che ci sono a Carema, che permettono durante la giornata di catturare il sole, un volano termico, e di restituirlo durante la notte, se no non potremmo coltivare il riso. Esattamente, un volano termico. Noi seminiamo il riso a maggio. Nei primi 2-3 mesi questo germoglio è molto delicato, l'escursione termica tra il periodo primaverile e estivo, quando il germoglio è molto delicato, quindi l'escursione del giorno e della notte, abortirebbe questo germoglio. Allora questa pellicola, perché poi parliamo di pochi centimetri d'acqua che viene distribuita sulle vasche di risaia, permette alla temperatura di essere mantenuta stabile e quindi al germoglio di crescere e diventare una pianta.
Ecco, allora, siccome qui siamo in radio e so che mi faranno già segno fra un po' di stringere, sì. Abbiamo trovato una persona da coinvolgere in qualche altra intervista, perché mi dicono sempre che io amo raccontare la storia del prodotto e qui abbiamo una persona con la quale fare più puntate a raccontare. Un flash sugli aironi, sì. Comunque. È un'azienda che esiste da 100 anni, coltiviamo il riso da 5 generazioni, noi siamo la generazione di quelli che del riso hanno pensato di fare altri prodotti, quindi ad oggi produciamo, partendo dal riso, risotti, biscotti, barrette, grappa, abbiamo prodotto per primi al mondo il sake di riso, in Italia ovviamente, e apriremo proprio in Crocette, in via Vespucci numero 51, un negozio monomarca dedicato agli aironi, ma che ospiterà anche dei produttori amici di diverse referenze merceologiche, quindi dal mese prossimo ci trovate anche in un negozio, non solo a Lignana, in provincia di Vercelli. Quindi oggi è un'anteprima, avete già messo un piede in Crocetta e nei prossimi giorni apriranno in via Vespucci 51. Gli aironi, grazie agli ascoltatori di Radio Antenna 1. Grazie a tutti.